Buonasera, ci troviamo oggi a pregare la preghiera del venerdì sera nella chiesa di Sant'Ambrogio Olona. Vogliamo iniziare facendo il segno della croce. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Guardiamo sempre la nostra settimana e se ogni sera ci è chiesto di fare il punto, la verifica del cuore, alla fine di una settimana, prima che diamo inizio alla celebrazione della domenica, vogliamo fare uno sguardo, dare uno sguardo alla nostra settimana. Che cosa notiamo? Dobbiamo dire grazie perché questa settimana ci ha condotto alla settimana santa, settimana autentica. È un po' l'ultima parte della Quaresima, prima di avvicinarci ancora più speditamente alla Pasqua. In ogni giorno di questa settimana la parola di Dio ci ha fatto vedere come la storia della salvezza giunge a un suo vertice e quindi siamo grati al Signore di questo vertice del tempo che ci sta facendo gustare. Ci raccogliamo a pensare a tutte le grazie di Dio di cui abbiamo goduto in questa settimana. Un pensiero particolare va al nostro appuntamento formativo del giovedì, quando abbiamo ascoltato la voce che ci arrivava da 18 secoli fa. A metà del terzo secolo Cipriano di Cartagine parla ai fedeli della sua comunità colpita dall'epidemia. E quindi in questo grazie noi mettiamo anche la gratitudine per tutti coloro che ci hanno preceduto, che hanno affrontato le vicende della storia, ci hanno comunicato la fede, la sapienza, la tenacia nel vivere e la grande certezza di un tempo accompagnato dalla presenza del Signore. Dopo aver reso grazie, c'è sempre il momento in cui confessiamo la nostra vita, le mancanze rispetto alla relazione col Signore attraverso la relazione coi fratelli. Da tante parti si sente dire che questa Quaresima è volata, un po' come volano i giorni sempre, in modo particolare quando il ritmo del tempo liturgico ci fa vedere la prima settimana, la seconda settimana, la terza settimana, la quarta settimana e dietro l'angolo domenica, la domenica delle palme. Quindi la prima richiesta di perdono è se non ci siamo accorti di tutta la grazia di Dio che ci è scorsa tra le dita e l'abbiamo lasciata scappare, perdendo anche l'occasione di questo tempo speciale che è la Quaresima. Ci sono stati degli appuntamenti che magari abbiamo trascurato. Ci sono stati degli inviti nel forma della carità, della fraternità, dell'ascolto della parola e magari non li abbiamo seguiti. Siamo stati sollecitati ad ascoltare le ricchezze del passato, per esempio Cipriano di Cartagine, le ricchezze del nostro presente, gli interventi del Signore a nostro favore ogni giorno e magari non li abbiamo ascoltati, non ne abbiamo approfittato. Chiediamo al Signore il perdono e la riconciliazione coi fratelli che viene dall'incontro rinnovato con Lui.
E siamo giunti ora a considerare due Vangeli che la ricchezza liturgica della prossima domenica ci presenta. Beh, il più noto è il Vangelo dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Gerusalemme, città da sempre in lotta con tante tensioni, fazioni, vede arrivare questo piccolo messia, questo piccolo profeta, questo piccolo rabbì dalla Galilea, circondato da questo gruppo festoso di suoi discepoli. E un po' guarda incuriosita, un po' lo accoglie, è una novità, ma non è neanche una novità perché a quel tempo di persone che si presentavano come profeti o simil messia ce n'erano tante. Ma la città accoglie, la città mastica tutto, la città forse non si accorge della novità vera in Gesù. Tant'è che tutti annotiamo che da lì a poco quella folla, subillata dalle autorità religiose, griderà che preferisce Barabba a Gesù. E poi vi è l'altro Vangelo, in un clima diverso, la casa di Betania, la casa degli affetti, del calore, anche un rifugio sicuro per Gesù rispetto alle tensioni, rispetto al pericolo di essere catturato. E il gesto di questa donna che riempie di profumo la casa, spezzando il vasetto di nardo. Quindi un contrasto tra le grida, le acclamazioni, il silenzio, l'intimità. Una prospettiva che da lì a poco cambierà, invece una relazione che permane duratura. Anche questa presenza, con presenza, di fenomeni differenti ci fa pensare. La novità di Dio ci raggiunge in forme differenti e ogni volta noi possiamo accoglierla o chiuderci ad essa. Allora, preparando il cuore e la mente all'evento della domenica, noi chiediamo, Signore, qualsiasi sia la forma della tua manifestazione, fa che noi l'accogliamo. Rinnovaci in questa disposizione profonda all'accoglienza di te, che sei la novità. E anche per questa sera completiamo la nostra preghiera con le parole del Cantico di Simeone. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buon riposo e a domenica.